Intanto Raffaele, noi ci colleghiamo immediatamente con la Svizzera, dove abbiamo un ospite molto importante e prestigioso da accogliere. Nino Lambesti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grande Dino, manager di Gökhan İller, che finalmente ha segnato un gol in campionato con il Napoli, un gol dei suoi. Tutti ci stiamo chiedendo, ma è stato Abbiati che ha fatto una papera? Oppure è diventato improvvisamente brasiliano Gökhan e ha fatto un tiro con le classiche tre dita effetto a spiazzare il portiere? Vabbè, lui è un po' specialista in queste cose, diciamo, a tirare col sinistro con l'effetto, diciamo, non è la prima volta. Credo che non è stato una papera del portiere, perché la palla, diciamo, ha preso un effetto grande e si è girata sulla sinistra. Improvvisamente, sì, proprio nella parte conclusiva della traiettoria. E tra l'altro, o meglio, sabato sera, vedendo Gökhan, mi sono intrattenuto con lui, era veramente gasato, era entusiasta di questo gol, nonostante il pareggio del Napoli, che ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Ma che ti racconta Gökhan? Che sta succedendo a Napoli? C'è un po' di stanchezza da parte di tutti i nazionali? Vabbè, devo dire che lui naturalmente è stato contentissimo per il gol, perché è stato anche un gol bellissimo, però dall'altra parte lui mi ha detto anche che preferiva non fare gol, però che si vinceva la partita. Però diciamo, il primo tempo hanno fatto un grande primo tempo tutti quanti insieme. Poi, diciamo, secondo tempo non sono entrati con la stessa carica, hanno fatto giocare il Milan, è una squadra grande, se la fai giocare. Poi ci sono state anche alcune situazioni, come mi ricordo anche di Insigne, là credo che forse Sul era 2 a meglio. 0 alla fine del primo tempo. Sì, bravo, bravo. Credo che se facevamo anche quel gol là, poi con diciamo, il 3 a 0, credo che poi era più difficile per il Milan, però ripeto, io credo che l'hanno fatti giocare nel secondo tempo, e se una squadra così la fai giocare poi con Al-Sharawi che sta in un momento fantastico, se lo fai giocare è difficile. Intanto Dino ti chiedo anche che effetto sta avendo per Gökhan vivere questa altalena di emozioni, il Napoli che nelle prime giornate volava, adesso sta un po', non dico stentando, però avendo un rendimento meno brillante, ma nella consapevolezza dei suoi pensieri c'è ancora quella dello scudetto, secondo te questo gruppo può ancora vincerlo? Gökhan ha in mente questo obiettivo per questa stagione? No, chiaro, Gökhan lo vuole vincere a tutti i costi, poi non dobbiamo dimenticare che siamo terzi, mi sa, con 27 punti, la Juve c'ha 32, mi sa, Siamo a 5 di distanza, sì, quindi. siamo a 5 di distanza, la Juventus non è che sta vincendo come l'altro ha tutte le partite, sta anche sbagliando alcune partite. E io credo che è importante che il gruppo ci crede, il Napoli deve guardare per se stesso, deve giocare partita per partita. Tenti di vincerle, non so, vincerle tutte è anche un po' difficile, però vincere il più possibile per arrivare al traguardo, questo scudetto. Naturalmente Gökhan è questo che vuole, e lui è venuto a Napoli per vincere, non per diventare secondo. Ovviamente anche tutta Napoli vuole vincere e c'è una squadra all'altezza di questo compito, anche se la Juventus, dobbiamo essere onesti, Dino, ha qualcosina in più rispetto alle altre, però avendo la Champions, lo si è visto anche con il Napoli l'anno scorso, se ti stanchi tanto puoi perdere qualche punto nella seconda parte del campionato, quindi da gennaio in su. No, no, chiaro, hai ragione, dobbiamo essere onesti, se si vede anche a giocare la Juventus qualcosa in più ce l'ha, però come tu dici hai ragione con la Champions, se il Napoli, vabbè che Napoli anche c'ha l'Europa League, però io credo che forse il Napoli c'ha un po' più esperienza perché l'ha giocato l'altro anno, diciamo, non tutti i giocatori della Juve hanno anche questa esperienza e forse il Napoli c'ha Ma più poi squadre libere. ti aiuto a dire, Dino, la Juve sta giocando praticamente sempre con la stessa squadra, in campionato, in Champions, un po' come faceva il Napoli l'anno scorso. Prima o poi la paghi, poi tutta questa stanchezza. No, chiaro, però diciamo, non dobbiamo dimenticare che io sono un po' contro, sa, questi turnover, questa è la mia opinione. Io credo che quando un giocatore non si sente di giocare lo deve dire, l'allenatore o
la persona che lavora la parte fisica e poi gioca un altro. Perché io credo che una squadra cresce, questa è la mia opinione, non è opinione di Gokhan, questa è la mia opinione, che diciamo quando la squadra gioca sempre insieme gli automatismi, tutte queste cose così, credo che, anzi io credo che sono anche un po' sicuro di questa cosa qua, che la squadra cresce partita per partita, diciamo questa è un'opinione mia, io credo che la Juve non fa male a fare così. Beh no, assolutamente non fa male, lo diciamo anche da Napoli, perché l'auspicio è che possa perdere ancora altri punti. Secondo te, da quello che vedi, perché io immagino che il Napoli lo segui con grande attenzione nonostante i tuoi numerosi impegni, questa squadra è vittima, tra virgolette, di qualche errore dell'allenatore Mazzarri, così come da qualche parte sento qui a Napoli e non condivido? Oppure tutto sommato, avendo iniziato presto la stagione e precisamente l'11 agosto si era già a Pechino a giocare la Supercoppa contro la Juventus, in questo momento dell'anno c'è una flessione prevedibile, comprensibile, ma che dura da poco? Beh, io credo adesso parlare del lavoro dell'allenatore fosse sbagliato, perché noi non dobbiamo dimenticare che prima cosa ci sono sempre 1 milione di allenatori. Poi, seconda cosa, noi non siamo tutti i giorni come Mazzarri allenamento e noi non sappiamo tutto. Allora credo che, come per me, come per tanti altri, è difficile giudicare alcune cose se uno non è giorno per giorno nell'allenamento e non conosce certe ragioni di certi giocatori. Chiaro, anche Mazzarri forse in alcune cose, credo che lui stesso è intelligente, sa anche che forse in alcune situazioni poteva fare migliore, però quello sono cose che poi te ne accorgi dopo la partita e dopo le cose sono sempre più facili. Per me magari un allenatore bravissimo che parla con i ragazzi, ha personalità, e credo questo qua è molto importante. E credo con il gruppo che c'ha, perché non dobbiamo dimenticare che il Napoli c'ha buonissimi giocatori, però diciamo non tutti sono su quel livello di poter giocare 2 volte alla settimana, e non tutti sono in quel livello mentalmente di affrontare grandi squadre senza avere timore. Lino, dove ti trovi adesso? Io sono a Zurigo, nel mio ufficio. A Zurigo. Che tempo fa? È un po' nuvoloso, più o meno sui 5 gradi. 5 gradi. Sì. E vogliamo riscaldare un po' il clima facendoti risentire il gol segnato da Gökhan Inler, l'1-0 contro il Milan. Ti va? Sì, con il tanto. Sì, sentiamolo. E poi il pallone ceduto a Gemaini, che allarga il gioco, a cercare ancora Maggio, che tocca il suo primo pallone, lo cede ad Amsic. Prova la penetrazione Maritano, poi rallenta. Cede il pallone a Napoleone, Inler prova il sinistro, che è andato da rata, che gol, che la rata, che gol, che la rata, che gol, che la rata, corri, corri, corri veloce, corri veloce, il nostro condottiere gioca Inler, che ha trovato il gol con una deviazione, Napoli 1, Milan 0, è la tua prima perla, esibita al momento giusto, quando qualcuno azzardava anche errori sulla tua scelta, gioca Inler, segna il primo gol in Serie A con il Napoli, che gioia, che felicità, ma forse non c'è neanche la deviazione, rivediamo da questa prospettiva, un tiro di Inler, tiro di effetto, non l'ha vista proprio, Abbiati, è un Napoli che va in vantaggio e subito, felicità per noi con la giostra della media. Eccolo qui, allora, Dino. Fantastico, fantastico, è venuto la pelle d'oca, è un grande. È venuta la pelle d'oca. Grazie, troppo bello. Poi a freddo, non ce l'aspettavamo dopo 4 minuti, ha afferrato quel tiraccio a effetto e siamo rimasti tutti sorpresi, perché sai, a quel punto la partita è cominciata da poco, non ti immagini mai di andare in vantaggio, poi purtroppo non si è vinto. Vabbè, sarà per la prossima. Sarà per la prossima anche con te, ti aspettiamo a Napoli, quindi con grande piacere quando ci sarai, almeno ti offriremo un caffè. Sempre contento di stare con voi, grazie a te, grazie a tutti voi.
E forza Napoli, dai, diciamolo, diciamolo sempre. Forza Napoli. Grazie Dino. Ciao, grazie a voi. Ciao Dino, ciao, ciao. Buona giornata. Ciao. Allora, ha detto cose interessanti, eh?